Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Rusciano, ricordiamo il risultato di 6-3 per i vichinghi. Qualcosa da migliorare sicuramente in difesa, oggi abbastanza colabrodo. Però in attacco ci siete, che cosa dovete fare? Vabbè, dobbiamo appena c'è il pallone subito buttarla fuori per non dare occasione alla squadra avversaria. Questo, va bene, in bocca al lupo. Grazie. Siamo qui con il giovane, cognome Avrea, che oggi ha fatto autore di 2 gol, se non sbaglio, ma tanti assist. Davvero un bel giocatore. In attacco la cavate, in difesa un po' meno. Come dovete continuare questo secondo tempo? Dobbiamo stare più attenti, dobbiamo giocare meglio la palla della difesa nei piedi e non buttare palla anche perché il campo è piccolo. Io penso che comunque una nota dolente di questa squadra sia Matarese, che purtroppo fa parte dei vichinghi. Abolirlo sarebbe meglio. No, ci dà una mano grande Matarese. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Partita tra vichinghi ed Atletico Napoli con la vittoria del vichinghi. Siamo qui con il migliore in campo, Salvatore Aprea, che ha grandissima partita per te. Salvatore, cosa mi dici? Sì, abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo calati un po', però alla fine abbiamo riuscito a portare a casa la vittoria. Come mai questo calo nel secondo tempo? Anche per la stanchezza, penso che il primo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio, abbiamo dato molto di più. Che dici, questi vichinghi, cioè, nell'Europa League a cosa puntano? Noi puntiamo fino alla fine, se poi non riesce, non riesce. Chi vogliamo dedicare questa vittoria importantissima? A tutti i nostri tifosi, ai nostri genitori. Ok, in bocca al lupo. Crevi. Ciao ragazzi.